lascio, patria mia, ed affido al mare aperto questo messaggio. Che Dio lo recapiti nelle giuste mani di un senziente, a memoria dei miei giorni andati e di quelli amari avvenuti. Possa chi mi leggerà condividere i miei affanni, le mie lacrime e il mio desiderio di verità e diffonderla, quando la menzogna cancellerà ogni traccia dell'eroismo e della passione di questo popolo fedele, di questa nazione, della quale sono figlio e che, da figlio, ho onorato, amato e difeso, secondo le mie possibilità. Non ho rimpianti, ma un solo rimorso. Non essere morto con i miei compagni a Gaeta, in battaglia. Francesco profetizzò che ci sarebbero rimasti soltanto gli occhi per piangere. Infatti è e sarà così, da ora e per le generazioni a venire. Anche io sto piangendo, ancora oggi, dopo 10 anni di macchia, qui sul ponte del bastimento che si allontana da Napoli con lentezza estenuante, in questa eterna agonia. Imploro la pace e vorrei chiudere gli occhi, annegarmi in questo mare. A te che mi leggi, fratello o sorella, affido il mio onore, i miei ricordi, la pena, la rabbia e il brandello del nostro vessillo che svettava glorioso quale bandiera di civiltà sui pennoni più alti, piantati nel cuore della mia patria. Ci invasero, ci occuparono, ci avvelenarono. Ha preso le nostre ricchezze, i tesori, persino la nostra dignità, la memoria. Ci hanno chiamato beduini, africani, loro, i veri barbari, i veri briganti. Non li perdonerò mai. Io che ho combattuto al fianco di Ludovico Quandel e di tanti generosi eroi che erano il fiore all'occhiello della nostra onesta e coraggiosa gioventù. Serbo negli occhi le immagini dei giorni andati del mio orgoglio. La vita semplice di re, soldati e sudditi che si dipanava nella magnificenza dei palazzi di corte di Capodimonte, Napoli, Portici e Caserta, ove ognuno di noi sentiva d'essere a casa propria e di poter liberamente godere di tanta bellezza, tanto pasto, tanta ricchezza, avendone libero accesso per udienze, per qualsivoglia motivo, con tutti i ministri del re. Noi ci si cibava di bellezza, tra arte e miti, natura e cultura, ed in quel clima, ed in quei palazzi, che erano tra i più belli d'Europa, le sorti fauste della nazione si accrebbero fino a farla diventare una potenza agli occhi del mondo. Erano le splendide regge, la casa e il sacrario del nostro popolo, e di quei vilipesi Borbone che dal 1734 regnarono su questa terra, facendo del regno di Ruggero II il Normanno una nuova civiltà ed una nazione compiuta, l'unica vera nazione della penisola italica. Napoli, illuminata non solo dal sole e dal genio delle sue genti, ma anche dalla prima illuminazione a gas della città, divenuta ormai terza capitale d'Europa con i suoi 18.000 impiegati governativi che sin dal 1818 godevano del beneficio della previdenza pensionistica. Napoli gloriosa per il suo possente esercito, la sua flotta navale, la prima italiana a giungere in America e nel Pacifico, celebre per la prima compagnia di navigazione del Mediterraneo e per il primo codice marittimo, fu adottato poi anche da altre nazioni. Ancora più celebre, l'industria navale, per la prima nave a vapore, orgoglio del moderno cantiere di Castellammare, che era il più importante bacino del Mediterraneo,
per l'industria di estrazione e trasformazione del ferro, che partendo dalle miniere calabresi di Mongiana e Ferdinandea, attraverso una strada che si innestica in quei territori scoscesi, arrivava poi via mare a Pietrarsa, fucina alchemica della prima locomotiva e ferrovia, nostro orgoglio nazionale e insindacabile primato. Solo bastimenti emigrati diventano le nostre acque. Oh, nostalgia delle dolci miti serate allietate dalle armonie di Bellini, Donizetti, Rossini, al Teatro San Carlo di Napoli e nei tantissimi conservatori di musica, culla di una Napoli regina dell'opera già dal Settecento, e delle allegre vendemmie a San Leucio, prima comunità sociale di lavoro per l'industria tessile, assurdamente progettata, realizzata e condotta con successo da quel Ferdinando IV che fu sempre detto dallo straniero essere un monarca assolutista. Quante volte per gente fuori porta mi sono recato con Gesù, dove l'attività ruggente era già allora tenuta sotto controllo dal primo osservatorio sismologico al mondo.